Avere una posizione ribassista non è il contrario di avere una posizione rialzista, sono due cose completamente diverse. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio del Trading Today. E eh, visto quello di cui abbiamo parlato ieri, il crollo del petrolio ha perso il 10%, il. Eh, L'euro dollaro che è diretto sempre più eh, velocemente, almeno questo sembra dirci il grafico, verso la parità. Eh, e, e ieri vi ho fatto vedere gli short che avevo chiuso, ieri nei giorni precedenti. È un momento in cui ragazzi c'è poco da fare per generare alfa, per generare profitti. Eh, probabilmente il numero di posizioni in short aperte all'interno del vostro portafoglio di breve termine rispetto alle operazioni long sono superiori, ma. Un trader che va short, quindi un trader che vende e a volte vende ovviamente allo scoperto, immaginate l'azionario, il, il, quando vendi un'azione stai vendendo allo scoperto, uh, le uh, tecniche, le regole sono completamente diverse, anche perché c'è una grande, enorme differenza tra un... Eh, contesto, regime eh, eh, di mercato, di grafico fondamentale, chiamatelo come volete, eh, che eh, quando andate long rispetto al regime, allo scenario di quando andate short. Cos'è che cambia in maniera importante? Eh, innanzitutto la volatilità. La volatilità, ragazzi, eh, che sapete quanto è importante per quanto mi riguarda, ma in realtà quanto è importante all'interno del mondo del, del trading. Eh, è più alta. Se stiamo andando, andando short è perché probabilmente siamo in un regime di volatilità più alta. È perché, evidentemente, a meno che non vogliamo prendere degli stop loss, il mercato sarebbe eh, starebbe scendendo, e quando scende aumentano i nervosismi, aumentano i nervosismi e aumentano e le, eh, i movimenti i movimenti sono più repentini, sono più veloci. Infatti, come vi ho detto spesso e continuo a dirvi. Quando si va short, bisogna molto stare molto di più con gli occhi puntati eh, sul, su quello che succede all'interno della vostra operatività. Eh, perché, ragazzi le regole per quanto riguarda la gestione del rischio, per quanto riguarda il setup del trade e come viene costruito il trade, sono più complesse dell'andare long. Innanzitutto cominciate a capire una cosa: che è. Matematica quindi, indipendentemente se voi siate un, un trader più propenso a mettere eh, in macchina degli short delle vendite piuttosto che degli acquisti, la matematica quando andate short vi è contro, punto. C'è poco da dire e poco da dirsi. Perché se, pensate al, al mercato azionario, Qua, eh, pensate ad un'azienda che è shortate a 15 dollari, ok? Un'azienda americana, un'azienda europea a 15 euro, la shortate. Bene, il, lo spazio che ha di scendere è molto inferiore rispetto allo spazio che ha per salire. Che cosa vuol dire? Che se l'azione vi viene contro, il movimento della price action vi viene contro, tendenzialmente quello che potete perdere è, è molto di più rispetto a quello che potete eh, fare di profitto. Quindi importantissima la gestione del, dello stop loss. La seconda questione, le fee, le commissioni. Le commissioni per gli short tendono ad essere più alte. Uh, e infatti molti trade in short si chiamano trade che hanno un negative, negative carry, cioè che portano una negatività, soprattutto se le mantenete aperte durante il giorno e soprattutto se le mantenete aperte durante il fine settimana, quando i mercati sono chiusi. Quindi questa è un'altra questione che dovete eh, affrontare. Di nuovo dal punto di vista statistico, quindi prima vi ho parlato di matematica intesa come risk-reward ratio, come rapporto rischio-rendimento dell'operazione, ma faccio un'altra statistica che avete contro quando andate short. E cioè che i mercati tendono per il, eh, a livello giornaliero per il circa 54% del loro tempo ad essere rialzisti quindi la, la, la maggior parte del tempo nella giornata intraday la spendono al rialzo, dal punto di vista mensile, quindi se alziamo il time frame, il, questa statistica passa al 60%, quindi il 60% delle volte i mercati al fine mese tendono ad essere rialzisti invece che ribassisti. Questa è un'altra questione da tenere, a me che piace tanto la statistica, e piace tanto avere il massimo vantaggio statistico, beh, sapere che gli short vanno gestiti con, in maniera molto più attenta e oculata, perché matematica e statistica vi sono contro, è molto importante. Oggi voglio darvi delle regole, visto che abbiamo parlato di short, e ehm, eh, 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 voglio darvi un po' di, di regole e voglio dirvi quelle che per quanto mi riguarda sono le due domande più importanti quando uh, sto per aprire un'operazione al ribasso. E le due domande più importanti per quanto mi riguarda sono il quanto tempo può scendere, cioè in quanto tempo la, uh, eh, il trade che ho in mente e quindi la price action di quel sottostante può raggiungere il mio take profit potenziale. E, eh, e quindi in quanto tempo e, e quanto effettivamente può scendere? La profondità della discesa? Queste, per, per quanto mi riguarda, sono le due domande più potenti e importanti. Ogni volta che sto pensando ad uno short, perché ragazzi, la velocità con cui il mi aspetto, mi aspetto che il sottostante possa effettivamente scendere, determina l'operatività, determina lo strumento finanziario che andrò ad utilizzare. Per esempio, ma immaginiamo che mi aspetto un movimento. Il sottostante è un sottostante volatile, eh, la volatilità è alta. Sto pensando di andare short del resto. Beh, allora quello che eh, posso pensare è che ci, ci sarà una, una certa velocità affinché il prezzo possa raggiungere il mio take profit, beh, allora potrei. Scomodare invece che andare short in maniera semplice come compravendita e vendere semplicemente il sottostante, potrei utilizzare le opzioni. Viceversa, se il mercato è un mercato estremamente volatile e voglio un po' tagliare. Questa volatilità vuol, per tagliare intendo eh, eh, smussare la volatilità sia al ribasso che al rialzo. Potrei, per esempio, utilizzare lo spread trading e quindi andare a, eh, a vendere eh, una gamba e andare a comprare una gamba in backwardation o in contango a seconda della situazione in cui ci eh, troviamo. Quindi capite bene. Quanto sono importanti queste due domande? Ecco perché dico sempre: un trader non può avere solo una strategia, non può conoscere solo una mo modalità per affrontare il mercato. Perché per avere per scegliere lo strumento a maggior vantaggio statistico, per scegliere lo strumento migliore al fine di operare e con quel trade, con quell'idea che si ha, bisogna conoscere tante tante cose: regole. Vi voglio dare alcune regole, sono le, le mie regole, ragazzi, quindi non, non c'è nulla di scritto sulla pietra con il sangue, però vi dico quelli che sono i punti di attenzione che io eh, ho quando vado a decidere, quando sto decidendo di aprire uno short. Il primo, ragazzi, riguarda la volatilità, ovvero i volumi giornalieri, vado sempre a vedere quel sottostante che tipo di volumi giornalieri ha. Ed è per me importante perché, soprattutto se l'operazione è di breve termine, addirittura di brevissimo termine. Io devo poter entrare ed uscire quando voglio. Non devo dover affrontare problemi. Perché ad entrare, ragazzi, in un'operazione è facile. Il problema è quando volete uscire, sia in take profit che stop loss. Ok, e se lo strumento non è liquido, se il sottostante non è liquido, se non ci sono abbastanza volumi giornalieri, beh, questa uh, uh, regola uh, mi personalmente mi fa scartare quell'operazione. Quindi liquidità, ovvero volumi giornalieri, importantissimo. Distanza tra il bid e l'ask. Quanta distanza c'è tra il bid e l'ask? Qual è lo spread a cui vado incontro? Eh perché quello è importante, se ci troviamo in un momento in cui la volatilità è alta, se ci troviamo in un momento in cui il mercato sta scendendo, probabilmente quello che fanno i broker è eh, soprattutto per strumenti poco liquidi è aprire lo spread tra il bid e l'ask perché è lì dove loro si proteggono ovvero dove un broker guadagna se è troppo ampio questo spread per me quel sottostante non viene preso in considerazione qual è la volatilità storica di quel sottostante la volatilità storica vuol dire cosa storicamente nel passato mediamente nella media tende a effettuare come movimenti quindi ci troviamo in un momento in cui il mercato, eh, il sottostante ha una volatilità molto più alta, o la volatilità rientra nella norma? Per me, queste sono le prime tre regole importanti. Eh, soprattutto se si tratta di un'azione, quello che vedo è ci sono gap. Se quindi. Dal punto di vista storico vado a vedere, vado, e eh, lo si fa, ragazzi, con perché scrive codice con due righe di codice, altrimenti vado a guardare il grafico se non sapete scrivere del codice. Vado a vedere se esistono dei. Nel passato quel sottostante tende ad avere dei gap in apertura dopo la chiusura, tra la chiusura e l'apertura del mercato. Perché quello per me è importante. Perché soprattutto se il, um, siamo in un periodo di molta volatilità, il gap che ci può essere può essere un gap molto ampio e può succedere che il mio stop loss non venga eseguito. Quindi se i gap sono frequenti e sono ampi... Quella per me è un'altra regola per non aprire il, lo short su quel sottostante. E altre cose, se eh, il sottostante è un sottostante che tende a eh, o potrebbe muoversi per un evento specifico. Cosa vuol dire un evento specifico? Bah, un, eh, è in attesa di un brevetto, è ehm, in attesa di una regolamentazione, c'è cioè l'approvazione della F eh, Food and Drug Administration americana, dell'FDA per esempio. Se c'è è in attesa di un'approvazione per un farmaco, pensando al settore farmaceutico, al settore eh, biotech. Ecco, queste sono cose importanti perché sono cose, son cose che ci espongono ad un rischio e lo so che molti di voi potrebbero pensare Marco, ma questo è un vantaggio perché se il farmaco viene approvato, se c'è un'approvazione di un brevetto, beh, quello schizzerà verso l'alto quel titolo e quindi mi farà fare un grande profitto. Ma che vi dico sempre, un trader non pensa al profitto, un trader pensa al rischio a cui si espone e quello è un rischio enorme perché se invece... Quel titolo è in attesa di un brevetto, di una regolamentazione, di un'approvazione di un farmaco, eccetera. Se quell'approvazione dovesse essere bocciata, aspettiamoci un bel gap a ribasso. E questo mi espone ad un rischio enorme. Opzioni: tendo a preferire i, eh, eh, tendo a preferire i, i titoli che hanno, i titoli sottostanti, che hanno delle opzioni quindi che dove posso andare a se voglio decidere di operare con le opzioni perché le opzioni mi danno la leva perché le opzioni mi danno eh, la possibilità di lavorare su più gambe per andare a limitare per esempio il rischio massimo, la massima perdita a cui mi espongo nel caso in cui mi venga contro il movimento del titolo non solo le opzioni mi permettono anche di usare la leva per aumentare eh, il eh, nel caso in cui vada a take, a take profit aumentare il take profit minimizzando la quantità di, cap di capitale che vado a uh, muovere un'altra cosa ragazzi tendo a scartare e lo sanno bene anche i miei studenti questo tendo a um, a scartare quelle che sono i, uh, uh, le, le, i in questo in questo caso soprattutto sull'equities quindi sul mercato azionario quelli che sono i titoli che hanno prezzi bassi perché um, Ovviamente per qui torniamo alla prima questione: liquidità e volumi, eh, ma non solo per questo. Perché quando andiamo a, a aprire operazioni su capitali eh, su scusate, azioni che stanno sui 10, 15, 7 dollari, 5 dollari, quelle azioni sono più, diciamo così, uh, eh, più appetibili per il mercato retail. E quindi il mercato retail potrebbe essere interessato. All'entrata, voglio ricordarvi che cosa è successo con GME a Melvin Capital, giusto per ricordarvi un episodio che non è troppo lontano nel, nel tempo. Bene, ragazzi, eh, volevo prima di iniziare la diretta di oggi parlarvi di. Queste questioni, perché in questi giorni stiamo tanto parlando di short, di shortare il mercato, perché i mercati stanno scendendo, stanno scendendo un po' tutti i mercati. Il, le materie prime hanno cominciato a eh, scendere e a stornare. Guardate il settore energetico, ma andate a guardare anche il corn, il mais, andate a guardare il caffè, andate a guardare il, 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 il frumento, e stanno scendendo. Il gold sta scendendo. Ieri ha rotto una struttura importante, è andato sotto, si è stampato sotto i 1800 dollari. Uh, L'euro sta uh, crollando, sta avvicinandosi al, alla parità. Uh, e quindi mi sembrava giusto fare questa. Questo piccolo inciso, ok, darvi qualche regola perché magari per molti di voi è la prima volta uh, uh, che, che, um, che vanno short e le, le regole sono completamente diverse. Ragazzi, andiamo un po' a vedere che cosa è successo sul uh, mercato uh, in, sui mercati e, e quali sono state le notizie importanti. Allora, quello che voglio dirvi è che stiamo ent siamo entrati in Q3, estate luglio. C'è stato il weekend anche del 4 luglio, ad agosto, agosto sarà un altro mese in cui gli operatori tenderanno a diminuire, ci sono minori volumi, se fate uno studio sui volumi vedrete che i volumi sono al di sotto della media. Ora, avere meno volumi si traduce in avere eh, liquidità inferiore ovviamente, ma soprattutto si traduce in avere eh, movimenti estremamente netti. Ed è per questo che stiamo vedendo questi movimenti del mercato. Avete visto che cosa ha fatto l'azionario? Andiamolo a vedere, guardate, ve lo voglio far vedere che cosa ha fatto l'azionario ieri eh, americano. Perché ieri l'azionario la americano era è negativo, dopodiché ha preso e ha. Uh, reagito e ha chiuso addirittura il Nasdaq in positivo, il Nasdaq ieri che ha chiuso all'1% se ricordo bene e uh, però prima vi voglio far vedere il grafico importante ne ho parlato oggi sul uh, canale Instagram in una story perché perché ieri e oggi anche c'è stata nuovamente l'inversione della curva dei rendimenti quindi i 10 anni rendimenti a 10 anni meno i rendimenti a 2 anni sono arrivati allo meno 0,024%. Territorio negativo. Attenzione, era già successo. Andiamo a vedere qua il grafico. Vedete che era già successo qui eh, in, ad aprile, proprio inizio aprile, fine marzo, inizio aprile, e una volta che c'era arrivato qua il prezzo era rischizzato verso l'alto, quindi lo spread era diventato poi positivo. Siamo tornati in negativo. Attenzione ad una cosa. Attenzione al fatto che molti eh, tendono sempre a dire eh sì Marco, ma il, um, eh, questo è un uh, segnale di uh, re recessione sicuro. No, attenzione perché, uh, attenzione perché il uh, aspettate che vado a. Uh, ecco qua. Uh, um, deve la curva dei rendimenti rimanere negativa per del tempo. Il fatto che la curva vada verso il basso e poi salga immediatamente, quindi riesca dal regime negativo, non fa di questo il segnale di stress sui mercati finanziari. Perché è questo che ci dice la curva dei rendimenti, che c'è stress sui mercati finanziari, che gli investitori si aspettano um, eh, dei ritorni negativi quindi vuol dire che i due anni hanno rendimenti superiori ai dieci anni ed è per questo che la differenza torna a un numero negativo ok quindi ci sono aspettative negative sul, uh, sull'economia sull e del resto ragazzi ieri è uscito questo articolo da parte di Bloomberg secondo cui guardate come sono aumentate le possibilità eh, di una recessione entro i prossimi eh, 12 mesi. Questo numero è arrivato al 38%, quindi quasi il 40%. Considerate che qualche mese fa stava a zero. Quindi vuol dire che il modello predittivo previsionale di Bloomberg prevede, il, ehm, prevede che ci sia una possibilità che nei prossimi 12 mesi si arrivi al 38%. Si arrivi con una probabilità del 38% ad una recessione. Beh, ormai di recessione, ragazzi, ne stanno parlando tutti. E ricordarvi sempre una cosa: è proprio quando cominciano a parlarne tutti, okay, che probabilmente quel dato non è più eh, attendibile come prima. Perché ricordarvi sempre che i mercati ai mercati non piacciono le sorprese, ma i mercati tendono a scontare quello che succede. Comunque, questa era la prima eh, notizia che volevo sicuramente farvi vedere e poi ripassiamo un secondo qui al Nasdaq perché vi faccio vedere esattamente che cosa ieri è successo sul mercato delle equities americane. Scendo di time frame, ragazzi, e metto il time frame orario. Guardate come ieri il mercato stava scendendo ed è sceso praticamente fino alle 15 del pomeriggio e dopodiché ha recuperato tutto quanto ed è riuscito a chiudere addirittura in positivo. Infatti se ve lo faccio vedere, torno qua sul giornaliero, il Nasdaq ieri ha chiuso con un bellissimo 1,70%, mi ricordavo l'1%, ma è quasi il 2%. E si è riportato sulla parte alta di questo rettangolo. Eccolo qua. Vedete? Si è portato qui in alto. Quindi ha avuto questo impulso ribassista, ritracciamento siamo nella fase di ritracciamento ovviamente, adesso vediamo questo ritracciamento quanto vorrà essere duraturo e vorrà essere profondo. Uh, ragazzi, ci sono un po' di questioni, uh, un po' di mm, eh, maretta dal punto di vista politico in Gran Bretagna. Avrete letto le notizie. Come vi dico sempre, a, a, a noi, come trader, le notizie politiche interessano zero. Però sappiate che questa incertezza politica che si sta verificando in Gran Bretagna tende a mettere incertezza anche sulla forza della valuta. E quindi volevo andare a vedere con voi GDP USD. Andiamo un po' a vedere che cosa sta facendo. Infatti il grafico del um, pound nei confronti del dollaro americano e sta scendendo, sta scendendo da tanto tempo e eh, quindi già è tanto che il pound soffre la forza del dollaro americano, del resto è tanto tempo che il dollaro americano sta mostrando muscoli e vedete che qua c'è stato questo impulso, ritracciamento, bellissimo, fatemelo andare a misurare perché sembra veramente armonico. E infatti, guardate come questo ritracciamento è arrivato a baciare con i massimi il livello 61,8 di Fibonacci. Sta scendendo, ha, ha rotto eh, la candela di oggi, ha rotto questi minimi qua e vedete che sta continuando la eh, discesa. E, e anche qua siamo scesi sotto l'1 e 2, che era una soglia psicologica importante eh, per, il, per il pound. Quindi continua la debolezza del pound ancora di più in un momento in cui c'è di mezzo questa incertezza politica. Un'altra considerazione importante su una materia prima, questa volta voglio farla, sul rame. Perché il rame ieri ha, ha rotto una struttura che mi ero segnato. E perché il rame è importante, ragazzi? Perché il rame tende a, ad essere un leading indicator, quindi un indicatore che anticipa eh, quello che succede, eh, che succederà poi a livello macroeconomico. Quindi tendenzialmente tende a scendere prima che scenda la domanda, prima che si entri in una eventuale. Eh, recessione o comunque in un eventuale rallentamento economico e eh, beh il rame ce lo sta dando questo segnale guardate qua che cosa eh, ha fatto quindi ha fatto questo primo impulso ritracciamento boom secondo impulso io mi ero disegnato questa Quest'area di attenzione eh, per, non solo per, perché dovevo starci attento, ma perché con la trading room eravamo short sul rame, e ovviamente ieri ho chiuso la mia posizione short sul rame. E come al solito, ragazzi, eh, quando vi dico una cosa voglio sempre andarvi a far vedere che sto dicendo um, assolutamente quello che poi faccio. E infatti, guardate qua, copper ho portato a casa sei ore fa, ho portato a casa. I profitti quindi ho chiuso completamente la mia ehm, operazione short sul eh, sul copper sul rame ho chiuso mi, mi rimaneva un ehm, eh, mi rimaneva eh, scusate rimango dentro non rimango dentro con l'ultima posizione del 25 per cento ero dentro con il 75 per cento quindi ho chiuso fondamentalmente 50 punti base della mia operazione considerate che questa era un'operazione short che avevamo cominciato a costruire il 27 maggio su questo Ritracciamento qua, ve lo faccio vedere. Questo era il ritracciamento sul quale avevamo cominciato a costruire eh, la nostra eh, operazione short e piano piano poi avevamo incrementato, ci eravamo già portati a casa i profitti. E, e ieri eh, è stato rotto un livello importante che è stata anche una soglia psicologica importante, il livello a 3,5 dollari, okay? che ricadeva proprio qui dentro a questo rettangolo. E questo rettangolo che cos'era ragazzi? Eh, beh, banalmente era. Ve lo vado a, a ricostruire. Ops, ho sbagliato strumento però eccolo qua. Ve lo vado a ricostruire perché era il livello di estensione di Fibonacci tra il livello 127,2 e 161,8. Il livello 161,8 che era, è stato distrutto ieri con questa candela che ha perso quasi il 6%, ha fatto il 5,24%, uh, e. Um, Sarà eh, insomma, eh, interessante vedere dove potrà andare a finire. Andiamo a vedere un po' qua indietro eh, delle eventuali eh, nuove eh, strutture di appoggio. Eh, del resto ho sempre un 25 punti base di eh, operazione. Quindi andiamo a mettere allora qui. Questa era una importante linea. Poi la seconda, per quanto mi riguarda, sta qui. Come al solito per me non ci sono le linee. Eh. Per me i livelli sono delle aree. Infatti, per me questa è l'area. La successiva area di attenzione per il prezzo, e se faccio zoom, vi faccio vedere che il prezzo è molto, molto vicino. Con la candela di oggi, la candela di oggi era arrivata quasi a testare la parte alta. Comunque, il rame è un altro interessante eh, sottostante da stare a guardare in questo momento eh, di rallentamento della eh, domanda. Uh, petrolio ragazzi perché ieri il petrolio ha fatto una candela impressionante ieri ha perso l'8,24% toccando a un certo punto il meno 10% se volete andare a capire e scoprire qualcosa di più sul petrolio e le recessioni abbiamo pubblicato un post proprio oggi questa mattina sul blog parlando del prezzo del petrolio e di una uh, recessione vi abbiamo eh, fatto vedere come il prezzo del petrolio si trova eh, in una situazione di backwardation, ehm, che cosa sta succedendo, quella che è l'offerta, quella che è la domanda. È un articolo molto veloce, due minuti per leggere insomma, non avete eh, scuse. Visto che ci siamo, mh, vi vado a ricordare che abbiamo pubblicato una nuova guida. Qua, se andate su marcocasario.com slash guide, trovate il glossario del trading online. Uh, molte volte mi chiedete qua nelle, uh, nelle dirette, uh, mi chiedete che ci sono um, parole in inglese che utilizzo e che non uh, capite perché non le conoscete. Ovviamente ogni... Eh, diciamo ogni dominio tecnico ha il proprio vocabolario il trading, gli investimenti hanno il proprio vocabolario quindi visto che avevate queste difficoltà abbiamo pensato di creare un vero e, pro e proprio glossario e ve lo faccio vedere qua qui ci sono in, eh, divise in maniera eh, alfabetica eh, vedete ci sono più, eh, più pagine quindi la prima A, B eh, non so cos'è l'ADR, cos'è la AD, l'ADP, Employment Report cosa sono gli aggregati monetari monetari, cos'è l'alfa, cos'è l'analisi fondamentale, cos'è eh, l'ask, cos'è l'asset cos allocation eccetera eccetera e quindi potete andarvi a vedere ogni volta che magari uso una parola che non conoscete o che avete letto e non sapete che cosa voglia dire potete tro trovare qua sotto guide, ve lo faccio rivedere, il glossario del trading online. Ok, eh, l'abbiamo pubblicato da qualche giorno, però mi ero dimenticato di farvelo eh, vedere. Ragazzi, un paio di notizie interessanti che sono uscite dal punto di vista macroeconomico. Eh, Producer price index in Europa, il primo dato dopo nove mesi che mostra una decelerazione. E infatti vedete che il grafico è ehm, il valore è passato a uh, 36,3 per l'euro area e 36,4 in Unione Europea. È la prima volta che i prezzi alla produzione decelerano in Europa, quindi Vediamo se sarà questo un trend, perché è importante, perché vi dico sempre, il producer price index tende ad impattare sui valori del consumer price index, quindi i prezzi della produzione impattano sui prezzi al consumo. In maniera diretta, quindi se aumentano i prezzi alla produzione, tende ad aumentare i prezzi al consumo e viceversa, quindi è molto interessante. Un altro uh, sta dato statistico che è uscito sul sito dell'Eurostat è quello dei um, household savings rate, cioè il tasso di risparmio da parte delle famiglie che si sta alzando e ci, ci si aspetta che con, ci si aspetta ovviamente se andiamo incontro a delle decelerazioni, eh, delle decrescite economiche o addirittura ad una recessione, ci si aspetta che infatti questo valore tenda ad aumentare perché? Perché i consumatori tendono a spendere meno. Ved, vedete che qua nel 2020 e poi ancora nel 2021 era sceso a livelli estremamente bassi e adesso questo dato sta rimbalzando in primo nel Q1 del eh, 2022. Quindi mh, sarà interessante come al solito eh, andarlo a monitorare per eh, bene. Ok, um, allora, ragazzi, andiamo a um, abbiamo visto un po', abbiamo parlato un po' dei eh, ah, il petrolio. Ah, no sì, il petrolio ve l'ho fatto vedere. Sul di, di petrolio abbiamo parlato sia nel blog che sul canale Instagram eh, lo, avrete, eh, lo avrete visto. Anche sul canale Telegram. Ah no, sul canale Telegram, ragazzi, ho postato questo che secondo me è uno dei grafici più importanti quando vogliamo un attimo mettere a fuoco quello che può succedere sui mercati. E andatevelo a vedere, sta sul canale Telegram, il link lo trovate qua in eh, in basso, ma c'erano ancora due parole che volevo uh, dire sul uh, petrolio e quindi fatemi andare uh, fatemi andare qua sul grafico del crude oil, ci siamo ancora, eccolo qua. La candela di oggi tra l'altro sta facendo un timido più 0,76%, perché perché volevo farvi vedere questa tabella qua, perché ragazzi, l'Arabia Saudita uh, continua ad aumentare i prezzi del petrolio in Europa e soprattutto in Asia. Quindi, ops, no, troppo grande, eccolo qua, e um, perché sta aumentando i prezzi del petrolio? E questa è la domanda che dovete farvi. Sta aumentando i prezzi del petrolio perché evidentemente la domanda è ancora alta, e questa è la prima considerazione, e, e tendenzialmente quando le domande, la domanda si abbassa, i prezzi tendono ad abbassare, per, per vendere devi abbassare i prezzi, il fatto che stia aumentando i prezzi soprattutto in Asia vuol dire che la domanda è ancora sostenuta. Eh, ieri c'è stata questa notizia di Citigroup che avrebbe, eh, che vedrebbe un prezzo del petrolio a 65 dollari per la fine del 2022 e a 45 dollari per la fine del 2023. Quindi insomma una grande, eh, una grande eh, tendenza ribassista perché considerate che anche se ieri è sceso del 10%, il petrolio oggi sta ancora sui 100 dollari. Quindi dovrebbe quasi dimezzarsi per arrivare a, uh, al valore che Citigroup vede per il uh, per il 2000 per fine 2022. Il che non vuol dire che non ci possa arrivare. Ma evidentemente quello che il modello di eh, mi, fa, mi faceva molto ridere perché qualche giorno fa, ve lo ricordate che eh, non mi ricordo, forse l'avevo postato, anzi, sì, l'avevo postato sicuramente sul canale Telegram e avevamo messo il report di JP Morgan che vedeva un prezzo del petrolio a 380 dollari nel suo. Eh, Worst case scenario, e comunque mi sembra 190 dollari nel, nello scenario base. Beh, siamo piuttosto lontani da quei valori. Questo per farvi vedere. Per farvi capire come i modelli di questi mega analisti finanziari e economici, ragazzi, sono tutti quanti diversi, sono tutti quanti estremamente soggettivi. Di nuovo, e lo sto ripetendo da ieri, ma di nuovo. Il mercato di oggi, i dati di oggi, le previsioni di oggi ci dicono una cosa sola. Una cosa importante, veramente, eh, secondo me, la lezione più importante, e cioè che non si può fare trading basandosi su un dato, non si può fare trading basandosi su quello che dice JP Morgan, Morgan Stanley, eh, quello che dice la Fed, quello che dice. No, bisogna avere un processo che, Guarda a 360 gradi quello che sta succedendo. Per cercare di avere una fotografia migliore, ok? Di quello che effettivamente succede. Bene, um, diciamo che uh, diciamo che. Uh, Sto pensando. Ah, sul petrolio, ragazzi, un'altra notizia importante: le scorte di petrolio ehm, degli Stati Uniti continuano a diminuire. Ieri c'è stato un rapporto del DOE di OE che ha, ha detto che sono stati rilasciati altri quasi 6 milioni di barili. Da, dalla scorta dell'SPR, le scorte strategiche, eh, quelle che dovrebbero essere utilizzate in momenti di crisi, in momenti di eh, guerra, considerate che quest, il livello delle scorte negli Stati Uniti strategiche hanno raggiunto i minimi di 40 anni. Quindi, insomma, eh, e, e comunque a livello globale, le scorte di petrolio sono basse. C'è un'altra notizia, eh, e fatemi andare, voglio farvi vedere il... TTF di nuovo, cioè il, um, uh, il Natural Gas scambiato qua in Europa, perché vado un secondo alline. Vedete che sta aumentando drasticamente. Vedete, c'è stato questo primo impulso. Poi c'è stata questa fase di accumulo e un nuovo impulso. Ci stiamo riavvicinando ai massimi che avevamo toccato a marzo. Okay? Del, Dell'anno scorso e perché? Perché c'è stato anche uno sciopero eh, importante in Norvegia per petrolio e natural gas, e adesso è dovuto intervenire ovviamente la politica per cercare di calmare questa eh, situazione. Che ha messo, eh, diciamo il boost, il turbo ai eh, prezzi del natural gas in Europa. Vi faccio vedere che i prezzi del natural gas in America sono completamente diversi. natural gas in America sta ritracciando, è arrivato, è rimasto ancora stampato sulla media a eh, 200 periodi. Eh, bene ragazzi, direi che per eh, la questione di eh, la direi la questione per gli aggiornamenti sul canale Telegram, sul canale Instagram e eh, ci vediamo domani per la nostra diretta, quindi grazie mille per l'attenzione. Occhi puntati, cervello aperto, lo so che fa caldo, ma rimaniamo, rimanete concentrati, perché questo sarà un mese cruciale, importante, ci sarà tanta volatilità sui mercati, eh, tra l'altro la volatilità eh, ritorna vicino ai 30 punti. Quindi grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao.